Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione del nuovo Moto G54 5G di Motorola, uno smartphone di fascia medio-bassa che offre delle caratteristiche davvero interessanti ad un giusto prezzo. Più andare avanti, vi do come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Ne approfitto per salutare gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della classica confezione Motorola in cartone riciclato troviamo, oltre al nostro smartphone, una cover in silicone trasparente di buona fattura, spillino per i vano SIM, i classici libretti, cavo di ricarica USB-A tipo C e un caricabatterie da 20 watt, anche se lo smartphone ricarica a 15 watt. Come sempre, da parte di Motorola, una confezione molto completa. Dal punto di vista del design, Moto G54 è identico al G53. È realizzato interamente in policarbonato di buona fattura. Il frame è squadrato, il retro in questa colorazione è opaco e non trattiene le impronte. È uno smartphone che si tiene abbastanza bene tra le mani ed offre un ottimo grip. Il modulo fotocamera sporge leggermente, ma si è posizionato su una superficie piana e abbastanza stabile. Moto G54 è disponibile in quattro colorazioni: una Glacier Blue, una Mint Green, una Indigo Blu e questa Midnight Blue. Moto G54 ha certificazione IP52 per resistenza a polvere e schizzi d'acqua. Le dimensioni sono 161,56 x 73,82 x 7,99 mm di spessore per un peso di 177 grammi. Analizzando bene lo smartphone troviamo nella parte destra il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento che integra il sensore delle impronte digitali, che è preciso ma non velocissimo. Nella parte sinistra abbiamo uno slot che può ospitare due SIM, una fisica e una eSIM e la micro SD. Nella parte inferiore abbiamo jack da 3,5 mm, primo microfono, porta di tipo C, primo altoparlante di sistema, quindi abbiamo un audio stereo. Nella parte superiore abbiamo secondo microfono, la scritta Dolby Atmos, quindi il secondo speaker fuoriesce dalla capsula auricolare. Sul retro il modulo della fotocamera. Parlando invece di display, Moto G54 monta un pannello IPS LCD da 6,5 pollici diagonale con risoluzione Full HD Plus 1080x2400 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità massima è appena sufficiente all'aperto. Nel complesso è un buon display con buoni colori e sufficienti angoli di visione. Purtroppo non abbiamo nessuna pellicola preapplicata su display di serie. Parlando invece di hardware, Moto G54 monta un processore octa-core Dimensity 7020 5G, un processore octa-core a 2,2 GHz. Come GPU abbiamo un MG BXM 8256, il tutto supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Parlando invece di connettività, abbiamo il supporto al Dual SIM 5G, SIM fisica più eSIM, abbiamo il Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, abbiamo i vari GPS, presente il chip NFC, presente anche il jack audio e l'audio stereo di buona qualità e potenza, certificato Dolby Atmos. Parlando invece di batteria, Moto G54 monta una 5000 mAh che garantisce quasi un giorno e mezzo con utilizzo medio. Abbiamo poi la ricarica a 15 watt e ovviamente non è presente la ricarica wireless.
Parlando invece di reparto fotografico, Moto C54 monta due sensori posteriori. La principale è una 50 megapixel stabilizzata otticamente, poi abbiamo un inutile 2 megapixel per le macro. La frontale per i selfie è invece una 16 megapixel. Con buona luce, la fotocamera principale riesce a scattare delle buone foto. Bene la gestione dell'HDR, bene la messa a fuoco e la velocità di scatto. Di notte, con poca luce, viene in aiuto la modalità notturna, che migliora la scena. Bene anche la fotocamera frontale per i selfie. I video invece si registrano fino al 1080p a 60 fps, con una buona messa a fuoco e una leggera stabilizzazione. Parliamo ora del software. Moto C54 arriva sul mercato con Android 13 e patch di agosto 2023. Parliamo di un Android stock personalizzato con l'interfaccia MyUX di Motorola. Abbiamo la funzione Moto con varie personalizzazioni, gesti, Moto Secure per sfruttare al meglio la sicurezza dello smartphone. Abbiamo le classiche gesture, tema scuro, app di Google, modalità gaming, eccetera. Nel complesso è un software che gira bene, non ho mai notato lag o bug particolari. Riuscirete senza problemi a gestire tutte le app disponibili e anche un po' di gaming. Dato aggiornamenti, Moto C54 riceverà sicuramente Android 14, ma non si sa ancora quando. Parlando ora del prezzo, Motorola Moto G54 5G viene lanciato al prezzo di 229 euro, ma si trova già a meno. Vi lascio il riacquisto qui sotto in descrizione. Per concludere, Motorola Moto G54 5G è uno smartphone completo, sotto le 200 euro è davvero interessante e vi offre buon hardware, fotocamera stabilizzata e supporto alla eSIM. Quindi come punto forte direi fotocamera principale, schermo a 120 Hz e la eSIM. Come punto debole direi ricarica a soli 15 W e mancanza di una fotocamera grandangolare. Quindi consiglio questo Moto G54? Decisamente sì, sotto le 200 euro vi portate a casa uno smartphone completo e compreso di supporto alla eSIM. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima!